Lì è che Santoro Domenico, da San Giovanni Rotondo, professione bomber e aspirante artista, non conosce mezze misure. O maldestro pennella croste, come mercoledì scorso, o sublime dipinge capolavori, come questo pomeriggio. Così la sfida sul prato fasullo del Santa Maria delle Grazie la spacca lui, proprio quando il bitonto, dopo aver controllato senza patemi, stava premendo sull'acceleratore. Sotto un gracile solicello decembrino, Mister Claudio De Luca deve fare di necessità virtù e conferma Martellone e Baluardo coi guantoni, Sentinelle Danilo Colella e Lanzolla, Germinio Navigato Terzino e Guarnaccia sempre più autoritario. Nel mezzo, il gladiatorino invitto Mariani col proteiforme Piarulli, la certezza Turitto, il fantasista tascabile Taurino e Capitan Lattanzio a manovrare dietro la punta ex Gravino. Al netto di acciacchi e squalifiche, stupisce però che dopo aver avuto per mesi problemi d'abbondanza, la compagine neroverde presentasse in panca ben sei juniores e addirittura due portieri. Luigi Sanchez risponde con Maione fra i pali, Varchetta e De Giorgi centrali difensivi, Langella fulcro del gioco e De Martino preziosa spalla. Aracri funambolo a sostegno di Esposito e Massaro. Al decimo slalom intraprendente di Peruso che dal limite scocca un tiro bloccato da Martellone. Poco dopo il quarto d'ora, Taurino imbecca Colella che incorna fuori. 2 minuti e punizione perfida di Langella che scivola sul fondo d'un sospiro. Minuto 26, Lattanzio trebbiato in aria da De Martino, nessun fischio da parte del pur ottimo signor Roland di Cuneo. Poco prima della mezza, azione campana confusa con rovesciata inutile di De Giorgi. Si torna in campo dalla pausa e i Leoncelli paiono seriamente intenzionati a ruggire. Meno di 120 secondi e botta di Taurino a colpo sicuro. Varchetta si immola mettendo a rischio i suoi stessi connotati. Al nono ancora cross di Peruso e svirgolata di Colella che per fortuna non inganna l'estremo bitontino. 3 minuti e sinistro sbirolo di Guarnaccia. Volo provvido di Martellone su traversone insidioso da destra di Massaro al tredicesimo. Al minuto 22 il capodopera che schiude il match. Ennesimo corner della grandinata di calci dalla bandierina per il bitonto, cuoio che ballonzola al limite e folgore abbacinante di Santoro all'incrocio. 0-1, stupendo. 3 giri di lancette e completato l'1-2 da knockout. Santoro scivola sul fondo e scarica per Taurino che doma la sfera con tecnica classicheggiante, dribbling su piede perno e mancino letale. 0-2. Ultimo brivido al 36esimo, stop elegante di Danna e destro rasoterra parato agevolmente da Maione. Dunque, le regine del girone vincono e restano in vetta Francavilla e Cerignola. Gli uomini del patron Francesco Rossiello inseguono pertinaci con quella fiducia incrollabile nelle proprie capacità che solo può donare un franco ed essenziale successo.